Dicevo, Presidente, ti lancio un appello e lo faccio a nome, non penso soltanto della città di Reggio, ma anche a nome della Calabria. Noi ci siamo sentiti in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi, un po' mortificati nel campo dello sport. Le ingiustizie che sta subendo la nostra regina sono ingiustizie gravissime. Noi ti chiediamo, e so che questo appello è ampiamente condiviso da tutto il mondo dello sport calabrese, noi ci sentiamo veramente mortificati perché noi vogliamo continuare questa splendida esperienza della Serie A e la vogliamo fare giocando una partita ad armi pari con tutti gli avversari. Tante classifiche hanno detto, hanno illustrato che la regina è stata penalizzata per circa 12 punti, siamo i più penalizzati, non so se sono 12, non so se sono 6, però chiediamo a te, che sei il garante sul livello nazionale della trasparenza e della moralità nel campo dello sport, un impegno, una riflessione nelle sedi dovute, nel senso di stimolare una maggiore attenzione, perché poi se no qua, come è stato per il Presidente Foglio, poi arrivano gli avvisi di garanzia, facciamo una raccomandazione pubblica, cioè trasparente, evidente, che è un invito che un sindaco può fare e credo che non sia sicuramente attaccabile sotto nessun punto di vista, di una capacità di guardare con molta attenzione una realtà che è vera, una realtà difficile, complessa come tanto del Mezzogiorno, ma una realtà che è sempre andata avanti con la testa alta. La nostra regina, la nostra città sono andate sempre avanti con grande dignità, con grande coraggio, con grande slancio, con grande forza e abbiamo dimostrato che nel campo dello sport, con la viola, con la pallavolo, col calcio al 5, con la grande regina, che noi siamo una città che merita rispetto. Noi chiediamo soltanto questo.